stasera erano presenti 35 aziende, 105 vini che sono esposte in questa nostra location un po' antica, un po' rustica, come ricordavo durante l'inaugurazione, e sono stati premiati i vini che sono stati giudicati da una giuria di enologi e enotecnici del Veneto Centro Orientale. E sono state premiate 9 categorie: vini bianchi tranquilli, vini bianchi frizzanti, spumanti, rossi ultimi tre vendemmie, rossi invecchiati, Asolo Brut, Asolo Extra Dry, Asolo Extra Brut e Asolo Brut. E chi tra questi è stato il più meritevole, quello che ha preso il punteggio più alto durante la degustazione, ha preso il premio più ambito, diciamo, della nostra manifestazione, il premio Cornuda. Sì, allora siamo l'azienda Sartore Emilio, quindi dal nonno ho preso il nome, fondata nel 57, adesso portata avanti dal papà, dallo zio, e poi finalmente spero di portarla avanti io. E questa sera premiata con il Campo del Prado 2013, di imbarricato, invecchiato il barrique, bordolese di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit. Fiore l'occhiello, quindi soddisfazione grande per l'azienda, sempre portata avanti come filosofia il prodotto, il territorio, la qualità e anche il rapporto poi che abbiamo anche noi con i clienti, come familiari, diciamo.